Cosa fare se ti si forma tanta, ma tanta muffa in cantina? È pieno di muffa! Come puoi vedere dalle immagini, oltre ad aver ricevuto un video molto simpatico dalla mia cliente, c'è una situazione abbastanza comune nelle cantine, insomma quelle gabbiette senza ricambio d'aria dove ci mettiamo dentro il vino, oggetti personali, cibo che vogliamo conservare. Quando ci serve andiamo giù, apriamo la porta e potremo trovare una sorpresa bruttissima come è capitato a Marina. Qual è il problema della cantina rispetto a una muffa in camera da letto? Che in cantina non ci sono ricambi d'aria, non c'è riscaldamento e c'è un microclima completamente diverso. Anzi, in questo caso le pareti non sono nemmeno verniciate, quindi non posso andare lì e applicare i miei prodotti anticondensa termoriflettenti promettendo soluzioni del problema. E poi, come potete vedere, la muffa non si è formata sulle pareti, ma al momento la vediamo solo su tutte le mensole di legno, sotto e sopra, e non abbiamo ancora aperto le scatole. Quindi vi faccio questo video anteprima di quello che andrò a fare sabato, quando farò il sopralluogo in questa cantina, e sarà qualcosa di leggermente diverso dal andare lì con un prodotto e disinfettare tutto. Quello magari lo facciamo dopo. La prima cosa che mi interessa sapere è il microclima di questa stanza. È abbastanza ovvio che ci sarà un alto tasso di umidità, ma finché non ci piazzo un igrometro con un sensore che si collega a uno smartphone e mi dice nell'arco dei giorni come va, ma non adesso in estate, anche poi durante l'inverno in futuro, non posso nemmeno provare poi a suggerire a Marina qualche rimedio alternativo. Ora non dico di andare a mettere un deumidificatore H24 perché non avrebbe senso, però capite che se questo ambiente crea automaticamente le condizioni per formare muffa non gli si può mettere nulla. Altra cosa che farò sabato mattina quando andrò a fare il sopralluogo è portarmi dietro i miei strumenti per fare le analisi biologiche, quindi faremo dei campionamenti con tampone sulle nostre piastre di pietra andando a strofinare il tamponcino sulla mensola di legno, all'interno, sugli oggetti che ancora non so cosa mi aspetta. Però come potete immaginare, se il ripiano di legno dove sono appoggiate le scatole di cartone è completamente verde di sotto e di sopra, possiamo aspettarci delle pessime sorprese all'interno delle scatole. In conclusione, io vi invito a seguire questa playlist di video dove andremo a fare questa analisi in una muffa fuori dall'usuale rispetto ai miei standard, e chissà che potremmo trarne qualche buon insegnamento, qualche buona idea, ma vi posso già assicurare che il lieto fine ci sarà. Perché nella peggiore delle ipotesi andremo a disinfettare con il nostro liquido antimuffa naturale, che è assolutamente compatibile con il legno, tutte le mensole, andremo a sistemare gli oggetti, se ci saranno dei vestiti contaminati useremo il lavamuffa, e se ci saranno degli odori molesti nell'aria, cosa molto probabile, spruzzeremo il nostro puzzavia. Poi dovremo cercare di far durare il più possibile questo intervento, ma per questo ho bisogno di un'analisi. E per adesso il briefing è terminato, ci vediamo sabato pomeriggio con il primo aggiornamento. Ciao da Giuseppe e basta muffa!